Sono stanchissimo, ma voglio giocare altre 6 ore. Io sono qua, Cioè, non sono mi prendi stanco. nel freezer. C'è una coppa del nonno, però dentro una coppa che non è quella del nonno, me la prendi? Però ci penso io. Tu stai fermo qua, non ti muovere. E nel secondo. Eh sì. Ma è questo? Sì. Sì. Thanks. Comunque ci tengo a sottolineare che il consiglio che ho dato prima in medicina è stata una considerazione che mi ha fatto su Discord il socio. Prima di nominarlo faccio sempre un inchino. E che quindi ha validità scientifica perché lui è un medico. Quel gelato non è gelato, Daniele, sta attento. Che significa? Si Quel giorno è gelato, è gelato. sente dall'odore. Monopattinino. Gelato alla nocciola è la Caffè. coppa del nonno, travisata in un coppetto. In terracottino. Marco, quando esce Brutali? Non lo so. Non lo so. Devo vedere quante stanze ci sono. Bro, ma è merda veramente? Cosa? Questo? Daniele, volevo un attimo riprendermi. Scusami. Bro, è merda veramente? Mi sembra merda nel freezer. Volevo un attimo ritornare ai bei vecchi tempi. Perché sai che poche cose mi divertono. Questa live per me è stata estenuante. Lo è stata anche un po' per te. Perciò cerchiamo di stare calmi e ridiamo del possibile. Se vuoi farmi questo favore. Che cazzo fai? Non Mi ricompongo, Marco. bestemmiare, grazie. Dai, vieni. Leva quello schifo. Leva quello schifo. E tu l'hai portato, levalo tu. Dai, leva quello schifo. Caghi nella terracotta. Perché Perché fai così? fa schifo, bro. Fa schifo. Dovevo riprendermi in qualche modo. E il tuo modo di riprendersi è cagare nella terracotta. No, il mio modo di riprendermi è vedere te che reagisci a me che cago nella terracotta. Mi fa schifo. Sto per 5 minuti a guardare di là. Ma ti sembra un atteggiamento? Sì. Leva quel coso. Ma che cazzo fai? Come fa ad arrivare là sotto l'odore? Ma che cazzo fai? Non Dimmi. è Te l'odore ormai. lo immagini? Ormai non è l'odore. Ma neanche a guardarlo. Che cazzo di pazzo. Leva la cacca. Leva la cacca dal tavolo. FR33 Minu ha donato 2 euro.
Dai che cazzo danni, rimettila in congelatore che poi va a male. L'hai presa tu? Ci hai messo pure un cucchiaino dentro? Rimettila dove era prima. Non la rimetto da e nessuna buttala parte. Nel gabinetto. Non manipolo la tua merda. C'è pure il cucchiaino, fai così, guarda. Non ti sembra giusto. Leva la cacca. Levala tu. Leva la cacca. Levala tu. Leva la cacca. Fai questa prova di forza e di no, coraggio. Non è nessuna prova di forza. Leva la cacca. Mi fa schifo. Scusami, sono questo debole per la cacca umana. Ma l'hai presa. Non aveva nessun odore prima. Non aveva niente, era congelata, era cacca congelata e senza odore. L'avevo messa da 2 minuti, Daniele. Non era congelato. Ah. Che fai, cazzo? Ma che cazzo fai? Provo disgusto. È il mio modo di provare disgusto, il conato di vomito. Sì, ma non la stai né vedendo né annusando. Da non farmela togliere a me, perché poi vado, vengo vicino a te e faccio tu fai mentre invece se la togli tu abbiamo uno spettacolino. Mi prendo pure in giro perché sono disgustato dalla cacca. No, non ti prendo in giro, però è più meta se lo togli tu. E vaffanculo il meta, tu e il tuo cazzo di meta che va, andate a fare in culo a braccetto, tu e lui. Penso di meritarmelo. Per cosa? Per questa live che ho passato. Per sopportare ancora sta gag degli assage. Tentacolatte che è stato distrutto. E penso di meritarlo. Li tagliamo nei vasi. E mettiamoli a refrigerare. Detto così, tutto sembra stupido. Ah sì? Sì. Porca miseria, che devo andare in giro con la gente che mi dice... Leva quella zuppa. La gente, per confrontarsi come per vincere le argomentazioni contro di me online, mi dice tornano a cagare nelle pizze. La cosa più divertente che mi hai visto nella vita, intendi? Ah, ok. Chi ti ha detto torna a cagare nelle pizze? Tutti quanti, quando io... Ma qualsiasi roba io commento, proprio anche dove voglio discutere, che ne so, videogiochi, e a qualcuno non sta simpatico quello che dico, tu sei quello che ha cagato nelle pizze? E anche nella terracotta adesso, bravo. La coppa del nonno, complimenti. Bel trick. Ci ho creduto. Senza battere ciglio, ormai ti credo. Poi, no, la roba che mi ha stupito è che tu hai creduto che io abbia tolto il gelato dalla coppa per metterlo là. Che senso avrebbe? Perché sei un bastardo. In tutto. Vieni qua, stai facendo davvero l'infante. Non mi vadi, no. Mi vieni. Viene a vomitare, Marco. Se vengo là sbocco. Qua riesco a controllarmi. Perché fai così. Vieni così. Fai. Non è più questione di quello. Dani. Ma come fai a non poterla guardare? Ma perché sei fatto così? Hai bevuto il mio vomito, hai bevuto il piscio di Luis. Non c'entra niente. No, Daniele, è così. Non c'entra nulla. No. Lì non c'era l'olfatto, ero ubriaco e volevo farti felice. 3 combinazioni. Qua sono tranquillissimo e sono stato manipolato con la cacca. E non vuoi più farmi felice. No, non è quello, Marco. Non vuoi più farmi felice? Voglio sempre fare felice, ma non con l'utilizzo delle feci. Il vomito è peggio, forse. Non è una gara. Forse no. Non è una gara. Non è una grande competizione. C'è solo della cacca in un vaso e non riesco ad avvicinarmi. Fine. Ti ho fatto anche il favore di accendere il ventilatore in modo che non ti arrivasse la puzza. Grazie mille.
Puoi ironizzare quanto grazie vuoi, mille. Puoi ironizzare quanto vuoi, ma guarda che cazzo di formattazione ti succede appena annusi uno scorreggino. Quindi prego. Quello non è scorreggino. Quello è mousse. Mousse coperta fino a... Si mette a vomitare perché si disgusta con la sua stessa narrativa. Non l'ho mai vista sta cosa. Ma come cazzo sei fatto? Vammi a prendere la coppa del nonno, sono uno stupido. L'ho travisata nella terracotta. Perché ci credo? Ci sei caccascato. Bellissima. Come rovinare una bella live, bravo Dani. Primo messaggio nella chat. Dovresti prendere la cacca e portarla via. E allora sì. Eh? E allora sì, gli angeli di Victoria's Secret. Eh? Che cazzo? La sfilata col vaso di merda. Dani. Quello sì che risanerebbe. Dani. Guardami. No. Guardami. Non riesco. A guardare me? Sì. Poverino, posso dire. Non riesco a guardare di là per un tot di tempo. Cucicù, cucicucicù. Cosa vuoi? Fai così, prendi l'aria, fai così e lo porti là. È fine. Ma perché io? Perché lo devo portare io? Perché hai dimostrato che occhio non vede, cuore non duole. Ci hai messo pure un cucchiaino. E adesso che sai, è l'informazione che ti fa schifo. Non è che so, è che con, attraverso il calore delle luci e dalla fuoriuscita del freezer, l'odore di cacca comincia proprio a sentirsi. Ed io ero con 3 centimetri di naso dal vaso di terracotta. Daniele, ma quando cammini per strada e c'è la merda del cane che è stata appena non cagata... Non è la merda del cane, Marco. Questa è merda umana, ben diversa. La merda del cane è più puzzolente. Sì. Sì. Dai, ce la puoi fare. E si siede in castigo. Che cazzo di scena strana. Me la metto come... cosa? Come te la metti? In che cosa la metti? Come immagine di profilo. Sì. Dai, su Telegram me la metto. Oh Dani, io se vuoi ti consiglio Treviso per il tuo nuovo servizio maggiordomo in tutù. Se vuoi comunque sembra fantastico quando fai il maggiordomo sofisticato. Stallo alla merdicana. Sto finendo il tè, vieni. È mezz'ora che sei lì. Ah, stai finendo il tè. Signorino, puoi levarlo te per favore il vaso di merda? Leva il vaso di merda. Che schifo, non farlo. Io conto fino a 10. Ah. Se arrivo a 10... Che succede? Lo faccio io. Fammi ma dovrai metterti una maschera di vergogna. Non sono. Non uno. Non provo nessuna vergogna. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Mi sento obbligato adesso. Sette. Otto. Nove. E 10. E 11 perché si inizia sempre a contare da zero. Se conti a 1 fino a 10, conti 9 secondi. Leva la cacca. Ma che cazzo fai?
Ero a due passi dal vaso di merda. Vedo stanco, Daniele, sta roba mi ha levato il 95% dell'energia che avevo dentro. Fotonic Trattino Basso Dark ha donato 2 euro. Ragazzi, sono stato un attimo via. Cosa è successo? E perché Sabaku è commosso? Sempre fortissimo, cazzo. Bello, il vaso di merda. L'hai quasi mangiata. Ci credevo ciecamente a quella coppa del nonno travisata, ma perché ci credevo? Non ci pensare, a posto. Quindi ti chiedo, come ci si sente in difetto? In difetto? Per cosa? Grande Aladino di merda. Eh? Per quello che non hai fatto, Daniele. Fai dei grattini? No, sono ancora in fase di riassestamento. Posso avere un attimo? Per cosa dovrei sentirmi in difetto? Ripeto, per quello che Non aver preso il vaso di merda e aver fatto la camminata, la sfilata col tuo vaso di merda? Sì, Daniele. Che detta così sembra... terribile. Posa le bolle. Non è una festa, posa le bolle. E cacca in un vaso. FR33Dino ha donato 2 euro. Domanda seria. Marco, se Daniele si fosse apprestato ad assaggiare la delizia, lo avresti fermato? Sai che c'è, non rispondere. Alexa, metti altro di M83. Bro, rispondi. Mi avresti fermato? Perché io ci ho pensato anche di assaggiare un po' della coppa del nonno. Mi avresti fermato o no? No. E mi avresti ringraziato così tanto fra qualche anno che io direi che avrei detto lo sapevo. Io ti avrei ringraziato dopo qualche anno. Perché non mi sarei come hai fatto mai con la pizza? Perché non mi sarei mai cancellato la nomea di mangia merda. Io ti avrei ringraziato dopo qualche anno. Ah, Sdrumox, il mangia merda. Già adesso mi chiedono se ho mangiato quella pizza con la cacca e non mi sono neanche avvicinato. Ma se avessi assaggiato la coppa del nonno con la merda al posto del gelato e avessi ingurgitato dello stronzo, io dopo qualche anno ti avrei ringraziato, perché nei commenti, come dici tu, per insultarmi mi dicono: ah, tu sei Sdrumox, il mangia merda. Dani, quanti amici hai che fanno sta roba? Rispondo io per te, no, zero. No, zero. No, non c'entra proprio niente. C'entra. Qua siamo proprio da un'altra parte. Qua siamo in discorsi completamente opposti. Ma Daniele, ma in quale discorso è? Che fa schifo, certo che fa schifo. Ma fai cadere ste due palle che dovresti avere. Non c'entra nulla con e quello che ho detto. E vivi la tua vita. Io. O la viga, se preferisci. Preferisco.
Mi avresti ucciso, bro. Sarei finito. Il mangia merda, il mangia cacca di Marco. Avremmo imbrogliato che era tutta una gag. Mai. Come mai? Non avremmo mai, non siamo degli imbroglioni. Non lo siamo mai stati. Non imbrogliamo su certe cose. Non ce l'avrei mai fatta a dire non era vera cacca quella. Bere il piscio di Luis. Non c'entra proprio niente. Quello è uno stangone che mangia solo mozzarella e pomodorini. Quello piscia meglio di una fonte pura del nord dei monti. Mm-hmm. La tua cacca, bro, non è il nord dei monti. E che cos'è, Daniele? Il remake delle Tartarughe Ninja. Minchia, se potevi fare di meglio. La prima cosa che mi è venuta in mente. Tu. E mi prendi pure in giro. Perché sbocco sulla merda. Sì, quando neanche c'è nelle vicinanze. Sì. E te ne stai 3 ore così. Sì, a fare Marco. Che? Tu lo fai apposta. È una gag. Tu vuoi fare una gag. Anche questa è una gag. Questa è una gag. Sì. Questa è una gag. Secondo me sì. È esagerazione pura la tua. Non so chi ti ha insegnato queste cose. Avrò la mia vendetta. No. Vedrai. Daniele, è pazzesco quanto semmai dovrei io vendicarmi. E di cosa, Marco? E di che cosa dovresti vendicarti? Del fatto... Che non ho mangiato la tua cacca? No, quello effettivamente avrebbe fatto bello schifo, eh? Anche se ultra ridere. No, del fatto che c'era una coppa e l'ho tolta io, come il coglione che sono. Per andarti contro, per venirti incontro, cioè. E tu mi hai fatto fare sta cosa qua e la chat ti fava per te. Quindi non solo hai deluso me, ma pure tutti loro. E mi hai spalti. Lascia stare loro. Non c'è, loro perché secondo te io lo faccio per me e per te. Non no, per far che ridere. Che cosa c'entra io che vado in giro con un vasetto di cacca? Perché tu dimostreresti che non ci fa niente, che puoi battere le tue paure. Ma ci fa qualcosa, mi fa schifo. Tanto schifo. Ti fa schifo. Mi vendicherò. Ti lamentavi sulle storie Instagram? Nessuno mi fa gli scherzi. Io li faccio gli scherzetti e nessuno me li fa. Te lo faccio anch'io lo scherzo. Ma non adesso. Neanche domani. Allontani da Martina. Non mi fai nulla. Però se mi fai uno scherzo brutto, terribile, e io mi ti faccio piangere. Se tu mi fai piangere, io ti faccio piangere. Non mi interessa. Ti interesserà. Tanto giochi facile. Mi fai piangere con 3 cazzate, le sai. Ma tu, colosso di Darksteel e di merda, tu che piangi, quello sì che fa scalpore. Dai, no. Ci penso. Basta che sia in live, certo. Tutti vedranno. Smettila. Non farmi spaventare. No. Odio spaventarmi. Ok. Smettila. Non lo fare. Non ho fatto niente. Non lo merito. Non ho fatto niente. Ok, non lo merito, non lo fare niente, non fare niente. Perché? Perché non lo merito. Ma ti lamenti di te che nessuno ti fa scherzetti e cose. Non posso farti uno scherzetto io. No, perché tu magari sai dove colpire. Certo. Non lo fare. Perché? Perché sono cose che mi mettono paura. Questo non mette paura. Ok. Questo no. Questo fa schifo.
Però è impossibile farti schifo, quindi lo sappiamo benissimo. E niente ti fa schifo. Appunto. Quindi dobbiamo andare su un'altra sfera sensoriale. Giusto? Cioè, se fossi in me, non punteresti mai sul cavallo perdente, che sarebbe l'inorridimento, lo schifo. Dai, non lo fare. Ok. Ma ti dico perché non lo fare. Okay. Perché non so perché mi spavento, ma poi mi sentirò in diritto di fare 100 volte peggio e io faccio 100 volte peggio. E perdo tempo, soldi, non dai. Sono pronto a tankare io. No. Sì. No, Daniele, non sei pronto a tankare. Non sono pronto a tankare. No, 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 mi ultra sottovaluti. Non ti sottovaluto, so benissimo che probabilmente mi ammazzerà quasi lo scherzo che mi farai. Emotivamente e fisicamente. E allora sono pronto? Pace. No. Daniele, stringi sta mano, ti prego. No. Tocca anche a te. È impossibile che tocchi sempre agli altri. Tocca anche a te. E te ne lamentavi pure. Ma poi non arriverà adesso. Neanche tra una settimana, neanche tra due. Magari neanche tra un anno. Magari neanche tra 10 anni. Ma quando arriverà, sarà forte, intenso. Un'emozione. So già cosa fare in realtà. Lo faccio. Non adesso. Né tra una settimana. Cosa vuoi farlo? La cosa del bambino? Non avrebbe niente senso. Se parlassi non avrebbe niente senso. Sarebbe orribile. Sarebbe un brutto scherzo. E io non ti farei mai un brutto scherzo, ma perché te lo meriti. FR33 Lino ha donato 2 euro. Ci sta Ludovica in chat che si offre di fare un gatto in una tazza, ma siete troppo occupati a creare tensione sessuale tra di voi. Non me ne frega nulla. Zero totale. Di quello che hanno da dire gli altri in questo momento. Questo momento tra me e il mio amico Marco. Tutti gli altri valgono zero. Lo dico adesso, con una tranquillità, probabilmente anche dovuta al fatto che... Vica! Vuoi fare la cacca nel tazzino con me? Ah, zero sessuale per me sta cosa. È solo divertente. Sono fidanzato. Ti farebbe schifo la cacca della Vica? Sì. Coerente, ma non ci credo. È la verità. Forse. È andata a letto, pazienza. Si va a letto? Si va a letto? Mi ero messo di buon umore e mi hai messo di malumore. Tu 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 mi hai messo di malumore. No, tu mi hai messo di malumore. E adesso stiamo qua fino a quando non torniamo di buon umore. E come? Giocando, fino allo stremo. Dani, sei esagerato. Probabilmente sì. Dani, erano poche feci. Prova ad apprezzare l'arte fecale, era pieno. Che coglione. Vaffanculo. Spero che muori. Il ricordo gli fa schifo, capito? Chiave del cancello, ci siamo. Che hai detto? Niente. Cacca? Nel vasetto. E perché lo dici? Perché è una grande idea. Io non capisco come sono così stupido che ci ho creduto che quella era coppa del nonno. Quindi sono più arrabbiato con me che con te. Ma era impossibile pensare che avevo fatto la cacca nel vasetto. E invece sì, Marco, era facilissimo pensarci, se proprio ti spremi. Dani, sai che ore sono? Niente, me ne vado. Smettila. La famosissima coppa del nonno travisata. Già, Tommy. Già. Capito quanto... Perché sto meglio? Perché funziona così. Se solo quel vasaio sapesse che... A Marco non piace il caffè, Dani. Ti sbagli, perché amo il caffè gelato. Il caffè per me è buono, basta che non è caffè. Liquido.
La sciolta del nonno. Il gelato al cacchè. Complimenti. Relazione tossica di cacca, precisamente. Oh. Avevi anche detto che dall'odore era gelato. Capito, Serville? Perché l'ho guardata, non aveva odore. Ho detto, è impossibile che sia cacca. E invece era possibile. Daniele, sono qui nel letto nudo ad aspettarti. Non ci sono. Incredibile che qualcuno l'aveva anche capito da subito. E io ho fatto l'occhiolone. E quando Daniele ha detto metto il cucchiaio, mi è scappato un sì. Non vi riprenderò mai. Stasera è finita. Ho messo pure il cucchiaio. Piacere che muori qua. Dani, barzelletta, Dieguz, grazie mille, ma in questo momento devo tranquillizzarmi. Ad un passo dal mangiare la merda. Finirai che la mangerai veramente, Daniele. Se fossi in te, non mangerei mai più niente attorno a Marco. Si vede che non lo conosci, perché probabilmente un'altra merdata così sneaky non arriverà per un po' di tempo. E comunque sono più arrabbiato con me stesso. Dani viene invocato nel reame del re della vendetta. Ti offre una frazione del suo potere. Cosa scegli? Tempesta di pavoni, dente per dente, colpo proteico. Puoi sceglierne solo uno. È ovvio. Non c'è neanche da pensare. La tempesta di pavoni. Per quanto mi riguarda, sì, ho sempre avuto un grande rispetto per gli innumerevoli uccelli. Dani, che odore aveva la tazza? Descrivici gli aromi. Non vorrei più parlare della tazza con la merda. So che è brutto bella da dire. Squishy, squishy, verde, bella che ti cala nella gola, merda, puzza. Dani, se avessi mangiato la merda sarebbe stata la fine dei Poltergeist, sì. Ma che dici? Sì. Per almeno un anno. Ma che dici?